Trotto e ha dato un certo signor Romagnoli che aveva arrivato a si era fatto male a una zampa, poi è guarito e io con tanta pazienza no, sono riuscito in tutto a guarito e ho fatto di tre cavallo Franco. Ah, io quindi da tre concorsi con lui tre concorsi. Questo è il blitz, prego cavallo a 9, questo è whisky e questo non ricordo. Sono proprio il mare, il cielo, tutto insieme, bellissimo, proprio anche sì. Sì, c'è l'atmosfera, c'è la matita, perché il cavallo, io l'ho sempre abbinato al mare, alle onde, al fragore, ai galoppo. Il galoppo è una musica stupenda. Il suono del galoppo. Il suono del galoppo. Ha un po' della risacca nel mare. Perciò sempre con il mare penso che sono appropriati, perché sì, nella terra così eccetera eccetera, poi diventare un cavallo da tiro, un cavallo che abbiamo i contadini per arare, no? Questa c'è questa atmosfera aulica, questa atmosfera dei miei amati cavalli. Paesaggio Ligure. Paesaggio Ligure. La Ligure ha i suoi ricordi, infanzia, vero? Sì, la Ligure fin da ragazzino, fin da piccolo. Mi ricordo che andavo con mia zia che si chiamava Zia Paola, mentre i miei, mio padre filava la bella vita, mia madre pure, con questa grande sartoria, poi chiudevano, poi andavano a Brioni, andavano a tutto, a e io andavo a ballo. C'è la parte che è rimasta nel cuore, ce l'ho ancora adesso nel cuore. Adesso l'ho nel cuore ancora di più, capito? Certo. Comunque sono paesaggi che mi hanno sempre colpito per la freschezza, per la bellezza del colore. Qui siamo un po' in campagna. Qui siamo in campagna, sì. Siamo in campagna, il mare io l'ho trasportato verso la riva, cioè verso le piante, per dare questo senso di blu, perché il mare è più lontano, si vede meno, ma questa è la mia artista, non è che io faccio le fotografie, io vado a vedere una cosa, sono capace di prendere questa pianta e di spostarla a destra o a sinistra, ma come mi sa, no, questi sono sempre olivi. In queste case che io amo, queste case nascoste, con la vegetazione, queste erbe, c'è un senso di luce, c'è un senso di vitalità, c'è un senso del piacere della figurazione. Quanto ha contato l'impressionismo nella sua pittura? Come visto, io mi sono innamorato dell'impressionismo, specialmente Monet, Manet, Renoir, mi hanno colpito anche quando ero ragazzino, perché sono pittori ormai leggendari, cioè e ancora adesso io penso... Si sente un impressionista? Io mi sento un impressionista, così con Cascella, perché sono stato molto amico di Cascella, cioè anche qui c'è qualcosa, forse la mia pittura più forte, molto più forte, più da Lombardo, più morto. Io sono un pittore lombardo. Perciò mi piacerà la natura forte, le nebbie, la neve, le piante, quando sono pieni di grigi, di umori, di colori, di tutti, proprio della terra lombarda. Qui c'è un po', è un lombardo, un pittore lombardo, sono io, che va in Liguria. E dipinge la bella Liguria. La bella Liguria però mantiene sempre il suo status, la sua... le sue origini. Certo, quindi la pittura. Sono accennate sempre anche da qui, perché anche in Liguria ci sono questi, però meno, più in Lombardia, durante l'autunno, eccetera, eccetera, ci sono questi rossi ferruginosi. Però è un soggetto, non mi piace, l'ho fatto con grande piacere. Spero che piace agli altri, e se non piace, piace per loro. Studi è promosso e organizzato dagli amici che rimettiamo, acronimo di Museo d'Arte. Diamo lettura del messaggio dei venti. Del
primo del dottor Henrik Berg e al carissimo professor Stefano Orga, desidero ringraziare per il gentile e cortese invito. Indubbiamente il convegno storico-artistico dedicato a Giovan Francesco Gonzaga del suo Novecento è un importante evento culturale organizzato da MDAO per commemorare e promuovere la figura di un pittore milanese scomparso 10 anni fa. Formulo i miei più sinceri auguri per un proficuo lavoro a tutti i partecipanti, cordialmente. Il secondo invece del dottor Francesco Campitelli, sempre al chiarissimo dottor Stefano Orga, con il presente messaggio desidero esprimere a lei, al Circolo Culturale degli Amici dell'MDAO, i più sinceri ringraziamenti per aver voluto organizzare un convegno di studi artistici relativo a Giovan Francesco Gonzaga del suo Novecento, realizzando in tal modo un approfondimento grande alla figura di un grande pittore milanese, vincitore del celeberrimo Ambrogino d'Oro. Le rendo grazie per il cortese invito e formulo buon lavoro a tutti i presenti. Adesso passiamo ai saluti dei nostri ospiti, ricordando di essere brevi nel salutare. Diamo la parola al sacerdote Gerardo Capaldo, parte della curia diocesana di Avellino. Don Gerardo, sul pulpito. Qua davanti. Anzi, davanti lo schermo, davanti lo schermo. Ben volentieri, sono volentieri ecco, anche di portare ecco, il saluto della Chiesa Avellinese, ecco, perché tutto quello che è arte e tutto quello che rappresenta comunque un messaggio, è un messaggio. Abbiamo visto in questa mostra anche i messaggi che vengono utilizzati fare del male, agli altri, incominciando anche dai ragazzi. Ora è evidente che ecco, non è tutto oro, quello che dice, e anche dobbiamo dire che il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che il Papa ha già stabilito con il relativo messaggio per il 2018, sono come figlioletti di fede, dice così, dalle notizie false, dalle immagini fuorvianti, dalle immagini fuorvianti anche che possono non elevare, ma degradare la persona umana. Detto questo, non significa che noi facciamo i moralisti, ecco, ma diciamo, ecco, ci confrontiamo. Quindi, perché effettivamente, ecco, ora abbiamo avuto indubbiamente anche artisti, con chi dà molto certamente hanno potuto trasmettere come messaggi di pace, ecco, anche diciamo, esaltazione della natura, e più che no anche diciamo, esaltazione della figura umana. Ritratti della loro personalità. Ovviamente, e speriamo che non ci spiazzi, ce ne sono tanti, non è che ecco, questa è sì, a livello diciamo, regionale, ma anche a livello provinciale. Va riconosciuto all'Associazione degli Amici del Museo dell'Arte Ottocentesca l'indubbio merito di fare un grosso e importante lavoro di divulgazione di questo specifico segmento della storia dell'arte che magari non incontra sempre la conoscenza generale da parte del pubblico. Io cito il mio caso personale, visto che mi è capitato sempre di interessarmi di più di arte contemporanea e di avanguardia che non di patrimonio artistico tradizionale o classico o comunque contemporaneo e non avanguardistico. Questo incontro si colloca in un bellissimo piano di incontri divulgativi e ci presenta un artista che
ha anche la particolarità di non essere locale, quindi mi piace anche il fatto di non limitarsi sempre all'orizzonte locale, ma di andare a indagare un artista italiano che ha anche avuto una vicenda personale avventurosa, visto che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Mi pare di capire, adesso scrivere in relazione, che la sua arte sia stata influenzata anche molto da questi temi aspri del conflitto e degli attriti del Novecento. Dopodiché saremo tutti orecchie per conoscere un'altra pagina della nostra bella storia dell'arte italiana. Grazie. Adesso diamo la parola al dottor Francesco Iannacone. Allora, noi ci incontriamo oggi per il solito appuntamento mensile con l'arte organizzato dagli amici del Medao, grazie alla splendida iniziativa del professore Stefano Orza, che è il promotore di questi incontri. Come sempre vengono proposti alla nostra attenzione autori, artisti che non del tutto conosciuti, ma che tutti però hanno una particolare peculiarità. L'autore di oggi, Gian Francesco Gonzaga, mi è più familiare rispetto agli altri presentati nei precedenti incontri, perché quella seriografia che vedete esposta proprio di fronte a me è appesa alla parete del mio studio, è la stessa, dà molto luce all'ambiente per i suoi straordinari colpi. Questa veramente fu un'opera che fu regalata a mia figlia da Stefano e mia figlia l'ha regalata a me. Lei ha un ambiente più moderno, quindi andava meglio nel mio studio. Comunque sta appesa alla parete, quindi è visibile a tutti. Alcuni cenni, come si può notare, la pittura di Gonzaga è rivolta maggiormente a cavalli e cavalieri, ed essa si ispira a una poetica visionaria che è proprio una caratteristica del maestro lombardo, che ha avuto come ispiratore anche il grande pittore Giorgio De Chirico, di cui in quanti due si conoscevano. Egli, diciamo, imparò prima a cavalcare e poi a dipingere. Infatti si arruolò nella Savoia Cavalleria e partecipò alla campagna di Russia, però ne uscì molto traumatizzato, sia nella mente che nello spirito. E da questo evento è nata appunto la sua passione per questo tipo di pittura, che ha il cavallo e i cavalieri, e il cavallo si può diciamo è un suo compagno di avventura. Per aumentare la sua conoscenza sui cavalli, lui partecipò anche visse un periodo con i butteri della Marina Toscana per capire meglio i movimenti dei cavalli selvaggi, semiselvatici. Quindi diciamo che la pittura di Gonzaga è prettamente fatta da cavalieri e cavalli, però ci sono anche altre, diciamo, tipologie di pitture come nature morte, ritratti e quant'altro. In quella litografia infatti si possono notare ben, che sta scritto pure nella locandina sotto, 22 passaggi di colore, ed esso è stato un omaggio che l'artista ha fatto proprio al grande Chirico. Quindi infine ringraziamo nuovamente il professor Stefano Orda dell'organizzazione e tutti voi per la partecipazione, e buona cavalcata con le relazioni programmate per questo seminario, che meglio illustreranno l'autore di questo incontro di oggi. Inserisco al posto prefissato, quindi alle spalle, sono ben difeso da queste opere. Allora, io mi ritengo un uomo concreto, un uomo quasi dell'età della pietra sceggiata, pietra delicata, se fossi che mi interessa. Anche il peso della pietra. E anche il
infatti qualcuno si meraviglia come si possano sforzare le pietre, si può sforzare. Con la mente si può fare tante cose. Sono un uomo concreto e mi piace la concretezza di questi nostri incontri. Cioè qua non è che parliamo di Gonzaga così senza guardare le sue opere. Cioè, qua stiamo migliorando sempre di più, qua ci sta una mostra vera e propria delle opere di Gonzaga, che saranno sapientemente e dettagliatamente raffigurate. Allora io volevo fare qualche considerazione. Questo Gonzaga, un cadetto della famiglia Cadetti, di questa grandissima famiglia mantovana, questo ramo cadetto, e quindi lui da piccolo amava disegnare. Tanto che sin da piccolo ha fatto centinaia e centinaia di disegni, e la cosa che mi interessava è che le aveva fatte da piccolo con la penna, con la penna. Così come facevo io. Voi mi dovete perdonare se forse sarà esagerato. Io mi sono raffigurato un po' in alcune situazioni di questo ragazzo che gli piaceva il disegno. Ma naturalmente a lui era proibito potersi iscrivere alla scuola d'arte. Era un figlio di nobile, l'hanno cadetto di grandi Gonzaga, no, la mamma non poteva permettere una cosa del genere. Fece il liceo classico, la mamma lo voleva avvocato, scoppiò la guerra. Io penso che c'è stato un moto di ribellione in lui quando si arruolò volontariamente nella Savoia Cavalleria. Quindi non perché fu richiamato, ma volle andare, probabilmente perché credeva in questo ideale. Anche se poi chiaramente io, la visione di quei morti, centinaia di migliaia di morti, l'ha sicuramente traumatizzato. Allora mi piace questo pittore perché non si vedono le regole dell'Accademia, di chi ha fatto l'Accademia, ma si vede proprio la spontaneità del neofita, dell'autodidatta. E noi ne abbiamo parlato anche altre volte di altri pittori che sono stati scelti, in cui era il loro animo che non poteva essere fermato, schermato dalle regole, e quindi esprimevano al massimo i loro sentimenti. E ritornando sul fatto della penna, io ho visto alcuni suoi quadri, soprattutto quelli in cui c'erano i cavalieri medievali della disfida di Barletta, Ettore Fioramosca, in cui sulla criniera di quei cavalli ci stanno centinaia, fitte, addensate, segni di penna, e oltre che sulla criniera e sulla coda. E immaginate il cavaliere medievale col suo ciniero, centinaia di segni nella penna, cioè proprio era proprio scavato, era una scultura che lui faceva. Oltre che il disegno, naturalmente poi c'è il colore, ma lui il colore poi è pervenuto secondariamente con un suo percorso artistico in Spagna. E allora mi sono raffigurato un po' questo pittore autodidatta come in un passaggio tra il 400-500 dei toscani e il contatto con la pittura veneta coloristica, in cui era facile in quel periodo distinguere l'uno dall'altro. Ma non soltanto i cavalli, la cosa bellissima di questo pittore completo è che anche nei paesaggi, una cosa che ci manca è alcune visioni di città in cui lui ha raffigurato in una maniera meravigliosa. A questo punto, nel ringraziare il professore Orbia per la stima e la fiducia che mi ha dato, volevo fare una piccola battuta sul fatto del cultore d'arte, può darsi che non è tanto sufficiente per me, e ne approfitto della professoressa Urcioli qui per dire, e presumo che vi faccia piacere, che qua c'è una copia della delibera che è stata accennata del Comune di Avellino, in cui autorizza il dottore Giuseppe D'Amore, ideatore del progetto Pietre Parlanti, molti di voi mi seguono su Facebook, a collocare dette rocce in spazi idonei ricadenti nel perimetro del Patto Santo Spirito Manganelli, quale atto simbolico di valore civico, sociale e morale, di sensibilizzazione alle tematiche dell'ambiente, dell'ecologia e del benessere umano in ambito urbano. E io ringrazio questa amministrazione e la moglie del sindaco qui presente, perché fa capire che ci sta la volontà di, a volte con poco, con una pietra, di risolvere alcune cose. Grazie. Bene, adesso passiamo alle relazioni del professor Angelo Butolo,
cultura e di storia locale, che presenterà la relazione Un artista milanese del Novecento. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Giovan Francesco Gonzaga, pittore e scrittore autodidatta e poeta, discendente da un ramo cadetto di nobile Gonzaga di Mantova, nasce a Milano il 2 giugno del 1921. Fin da giovanissimo dimostra uno spiccato talento artistico e il disegno, arte che coltiva ricordando le opere e i disegni dei grandi maestri del passato, in particolar modo Michelangelo e il e infatti a 10 anni realizzò a Pisa, come già stato detto, ben 300 disegni illustranti il cammino del genere umano dall'età della pietra fino alla fine della Grande Guerra, ossia la Prima Guerra Mondiale. Nonostante i professori notano e confermano la bravura per l'arte pittorica, la madre desidera che il figlio studi l'avvocato e non lo asseconda per nulla nel desiderio di iscriversi alla scuola d'arte di Brera. E così, non ancora ventenne, dopo la licenza liceale, si arruolò volontario nel Savoia Cavalleria e partecipa alla campagna di Russia con lo squadrone fantasma. L'altra sua grande passione sono i cavalli, e proprio a cavallo va in Russia e ha galoppato per più di 4.000 chilometri. Questa nota simpaticissima, più o meno simpaticissima, me l'ha raccontata proprio il figlio Roberto, col quale stamattina ci siamo sentiti e che mi ha raccontato anche un altro paio di aneddoti che in seguito ci vedremo. E i cavalli sono i soggetti di moltissimi suoi dipinti, sculture e poesie. A tal proposito vi leggo la poesia da lui composta al mio simile. Quando cavalco attraverso i prati, il mio cuore vagabonda nel mattino, denso di brume. Sento le peste della tua andatura nel gran silenzio verde. Dalla foggia fumida il tuo respiro, mentre la criniera comprendo di vento. Allento le redini e premo leggermente i tuoi fianchi e rispondi generoso col tuo splendido galoppo verso la linea perduta dell'orizzonte. Guardo l'immenso cielo e fondendomi con te mi sento il padrone del mondo. Quindi notiamo la grande passione per i cavalli, non solo nei suoi dipinti, ma anche nel suo scrivere. E l'altra infatti sua poesia, che è molto lunga e per chi è interessato può vederla sul sito della fondazione, è Omaggio al colore, dove lui descrive i vari colori, il piacere nei colori, partendo dalla sua infanzia che ha trascorso con la nonna. Anche Giorgio Di Chirico, in occasione di una personale del pittore, rimase colpito dai maestosi ed eleganti destrieri di Giovan Francesco Gonzaga. E a proposito di questo l'incontro, il figlio Roberto mi ha raccontato che lo stesso De Chirico, una volta vedendo i suoi cavalli, fece la battuta: questo dipinge i cavalli quasi quasi meglio di me. E lo disse con un tono molto forte, in quanto già la parlata di De Chirico aveva un tono abbastanza pesante. E a proposito del colore, mi ha raccontato anche che un giorno, mentre stavano chiacchierando al bar, De Chirico chiese a Giovan Francesco quale secondo lui era il colore più bello. Il giovane artista in difficoltà disse: maestro, secondo me sono tutti belli, il rosso, il blu, poi dipende dalle situazioni. De Chirico invece gli ribadì che il colore più bello secondo lui era il salmone. A che Giovan Francesco rimase un attimo allibito e mi sembra che proprio il color salmone, perché mi ricordano il colore delle 10.000 lire. All'epoca c'erano infatti
le 10.000 lire grosse di quello salmone. Mi ha raccontato queste cose telefonicamente, dice, giusto per dare anche qualche aneddoto di vita vissuta. Ritornando invece alla biografia più o meno ufficiale, nel 1955 Giovan Francesco intraprende un viaggio attraverso la Spagna, dal cui paesaggio trarrà molti studi nei suoi lavori. Nel settembre del 1964, in occasione della presentazione del film Italiani brava gente, un film di guerra diretto da Giuseppe De Sanctis, ambientato durante la campagna italiana di Russia, l'artista allestisce una personale con opere riguardanti la propria esperienza della guerra in Russia, e morì a Milano il 2 ottobre del 2007. Giovan Francesco Gonzaga è stato un uomo di eccezionale vitalità che, parlando di se stesso, come il cattolico Piglio ha detto: sono un decadente, un crepuscolare, non guido la macchina, vado a cavallo. Ho trascorso l'infanzia, un'infanzia dorata, tra nitrini e profumi di scuderia. Nella villa di Soncino, dai nonni, mia madre si occupava di moda, andava a Londra, a Parigi, ed io, ad 8 anni, ero già in sella. Per il valore artistico delle sue opere, Giovan Francesco Gonzaga ha ricevuto vari riconoscimenti. Nel 1949 il premio Fenarete, nel 1963 il premio Marzotto, nel 1967 il Pavone d'Oro, nel 72 le Grolle, nel 97 una medaglia d'oro da Papa Giovanni Paolo II e nel 2001 l'Ambrogino d'Oro. I soggetti preferiti da questo artista sono prevalentemente cavalli e cavalieri e soldati, ma ha ritratto anche paesaggi, nature morte, utilizzando colori a olio, tempere, matite, acquerelli e tecniche come la serigrafia, la litografia e la calcografia. E tra l'altro ha prodotto anche alcuni dipinti d'arte sacra cattolica. Lasciando questo futuro per averci mostrato la biografia permanente milanese, e concluderà ora il seminario di studi professor Stefano Olga, critico d'arte, che affronterà la tematica l'opera di Gian Francesco Gonzaga. Buonasera a tutti, ringrazio per la presenza anche a questo nostro, in questi nostri incontri che svolgiamo al mese, che quest'anno sono un poco itineranti. L'odore della vita sempre senti qua, poi l'ultimo lo dovremmo fare nel Palazzo Piscolino, l'ultimo per quanto concerne l'anno 2017. Ecco, Giovan Francesco Gonzaga è stato certamente un grande pittore, non solo riconosciuto dalle massime autorità della critica d'arte e appunto anche dal grande maestro del pittore italiano più importante del Novecento, quale è stato appunto Giorgio De Filippo. Bisogna pur dire che la sua produzione, relativa appunto alle arti visive, è stata abbastanza numerosa, ma comunque ricca di spunti per poter comprendere appunto l'arte figurativa lombarda dal dopoguerra ai primi anni del 2000. Come pittore esordì a un'importante mostra a Milano nel 1946 presso la Galleria Ranzoni, dove vinse il primo premio Città di Milano. La pittura di Gonzaga fu sostanzialmente improntata ad una sorta di realismo alimentato agli inizi appunto da questa attività artistica che si svilupperà fino ai primi mesi del 1945. Questa attività artistica era connotata da una raffinatezza colta che traeva le sue origini da un accurato ed attento studio della pittura antica, in particolar modo della conoscenza e dell'amore verso i grandi maestri del passato, come ad esempio Raffaello, Rubens, Delacroix ed altri.
Dal 1945 la sua produzione divenne relativamente più cospicua, avendo delle commissioni da parte di alcuni mercanti milanesi. La sua pittura ebbe una trasformazione, giungendo ad un mutamento nella composizione e nel cromatismo, come una sorta di evoluzione del divisionismo lombardo, raggiungendo elevati livelli qualitativi che Gonzaga manterrà fino alla conclusione del suo ciclo artistico e vitale. Appunto, questa qualità pittorica del maestro lombardo era frutto appunto di un ragionamento relativo appunto alla matericità del pigmento e la sua distribuzione nella composizione. Si notava la sua ragguardevole sapienza soprattutto nei disegni che si presentavano forti e decisi, mostrando una notevole evidenza della sua saggia conoscenza, che derivava dagli anni dell'apprendistato giovanile, quando egli cominciò a realizzare copie dei grandi maestri esposti al Castello Sforzesco di Milano. Quindi nel disegno ottenne risultati notevoli, infatti alcuni erano davvero mirabili, soprattutto nella descrizione dei particolari, basti vedere appunto quello che abbiamo qui esposto. Una caratteristica che si riscontrò appunto dagli anni 50 del Novecento riguardava appunto il suo cromatismo, che mostrava una sorta di regalità ed una raffinatezza che, secondo il critico dell'arte Vittorio Sgarbi, provengono da una percezione musicale della cromia, dove la tavolozza si esprime in improvvisi, in variazioni e in ritmi pulsanti, come affermava appunto nel suo testo Il giudizio di Sgarbi del 2005. Le sue opere manifestano appunto un'intensità luminosa e cromatica quasi caratterizzante, che rendevano Gonzaga degno erede della cultura pittorica italiana dall'arte bizantina a Bellico e a Carrà. Naturalmente il maestro lombardo ha avuto una lunga carriera nelle arti figurative, tanto che per il pittore la figurazione era diventata quasi una devozione religiosa che proclamava e diffondeva nelle sue realizzazioni artistiche, dagli oli ai disegni alle serigrafie. Nel corso degli anni, con la pittura figurativa, Giovan Francesco Gonzaga ha realizzato, sempre con una notevole perizia, ha maturato una cifra stilistica autonoma che ha reso le sue opere immediatamente riconoscibili e individuabili nel panorama artistico contemporaneo. Tra le più significative composizioni di Giovan Francesco Gonzaga vi furono quelle che delineavano le dinamiche dei corpi in movimento, dove ogni raffigurazione rappresentava lo svolgimento compiuto di un evento, appunto come afferma giustamente Vittorio Sgarbi. I suoi lavori mostravano ad un primo impatto di trovarsi di fronte a un'opera dalla struttura classica, in cui l'immagine si ricava dallo studio approfondito dei grandi maestri del passato e dalla totale applicazione delle tecniche pittoriche. Nella realizzazione della sua pennellata dell'opera d'arte, la sua pennellata era focosa, sovente con colori rutilanti che narravano la sua fantasia accesa, che non conosceva limiti all'inventiva. Basta pensare alle nature morte ambientate sulle spiagge o nelle foreste, oppure a certi ortaggi, a certi panni, oppure ancora i suoi curiosi libri, che mostravano dei caratteri metafisici un po' delirianti come le sue vite silenti. Nella pittura Giovan Francesco Gonzaga
si scorgeva il suo intimo, soprattutto nei ritratti familiari, nei dipinti relativi agli scorci di città e nei paesaggi, cui esprimeva una notevole liricità con una composizione magistralmente eseguita. Le opere raffiguranti invece i cavalieri, i soldati, le battaglie, facevano rivivere in Gonzaga lo spirito dei suoi lontani antenati, mostrando un'espressione della sua vena narrativa e della sua personalità artistica. Giovan Francesco Gonzaga nella sua attività ha adoperato come tecniche principali l'olio, le matite, l'acquerello, la tempera, la litografia, la calcografia e la serigrafia sia sul cartoncino che sul tela. Rare sono le sculture in bronzo a cera persa, ritraenti solitamente cavalli e cavalieri, tirate generalmente in 9 esemplari più alcune prove d'artista o in pochi pezzi unici. Ha realizzato anche una decina di soggetti con fusione a cera persa che avevano una tiratura di circa 3.000 esemplari, che erano stati commissionati anche da Telemaco. I soggetti solitamente raffigurati nelle opere di Giovan Francesco Gonzaga sono stati appunto cavalli, cavalieri, nature morte, soldati, battaglie, automobili, ritratti, paesaggi, monumenti e scorci di città. Di notevole interesse sono i soggetti d'arte sacra cattolica, come ad esempio le crocifissioni, e soprattutto i ritratti della Vergine Maria e le rarissime Vie Crucis. Dopo questa presentazione dell'attività cattolica di Giovanni Francesco Gonzaga, quindi siamo giunti al termine del nostro convegno storico-artistico. Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione prestata. Cedo la parola quindi adesso all'ottima moderatrice. Ringraziamo quindi il critico d'arte, moderatore degli artisti del professor Stefano Orga, per averci presentato l'opera artistica di Giovan Francesco Gonzaga. Ricordiamo che il prossimo seminario di storia dell'arte verrà sabato 25 novembre 2017 alle ore 17.15 e verrà presentato Pietro Curiel e il suo 800 per celebrare i 90 anni della scomparsa. Ricordiamo di segnare voi la mail, la partecipazione che sono fatta al seminario, e ringraziamo tutti quanti per la cortese presenza e l'attenzione, vi invitiamo a visionare tutte le opere presenti del maestro. Grazie. Non si sa. Dovrebbe essere al 90% al Palazzo di Studi. Poi si avrà la conferma. Professore Orga, io le chiedo ufficialmente a nome di tutti di illustrare una per una le opere più presenti. Vabbè, sono delle serigrafie la maggioranza, però abbiamo anche un raro nella produzione di Giovan Francesco Gonzaga, un disegno raffigurante due corsie, che sono praticamente una tipologia di cavallo atto alla corsa, che è stata realizzata addirittura nel 1995, che è un'opera di particolare bellezza che mostra proprio il movimento di questi cavalli che sono disegnati ma sembrano in movimento. Questo mostra appunto la bravura del pittore e disegnatore lombardo del Novecento italiano. Poi abbiamo deciso di assistire questa mostra pure per far conoscere un pittore importante che ha vissuto buona parte della sua vita cavalcando e dirigendo. Fra le opere più significative abbiamo pensato di portare soprattutto dei paesaggi, perché di solito è conosciuto come il pittore che sussurrava a cavallo, uno degli articoli degli anni 50 e 60, invece ha realizzato dei paesaggi molto particolari, soprattutto perché ha illustrato le vecchie città. Ad esempio questa qua che abbiamo qui è un'illustrazione della città di Bergamo Alta come era negli anni 50.
però l'opera è stata realizzata nel 2000, nell'anno 2000. Cioè, egli faceva proprio questo, questo richiamo ai luoghi del passato, proprio perché, anche perché il mercato suo chiedeva anche questo tipo di opere, questi tipi di ricordi. Poi ci sono queste due serigrafie, sia quella con i cavalli che quella con il vento di maestrale che muove tutte le onde, è stata realizzata nello stesso posto, che è un posto in Liguria. E sono le parti opposte della stessa scogliera. Questo primo illustra appunto il lato occidentale, l'altro invece il lato orientale, dove è inserito i due splendidi destrieri. Poi c'è la Nevicata nel Parco di Milano, che è forse uno dei suoi capolavori nell'arte serigrafica. È un'opera particolare, fatta in 19 colori, che bisogna sapere che la serigrafia è una tecnica particolare che nasce in Cina circa 1500 anni fa. Praticamente si stendono i colori su degli elementi di seta che vengono impressi sulla stoffa e qua sulla tela o sulla carta per quanto concerne alcune opere. E per ogni colore bisogna fare un passaggio cromatico, quindi è un lavoro anche abbastanza difficoltoso e laborioso, perché poi bisogna riuscire a forare bene queste stoffe di seta, se no quel colore esce fuori dal disegno. Quindi è un lavoraccio particolare. Infatti i nuovi tipi di serigrafia adesso li fanno delle macchine che spruzzano il colore direttamente in base all'input informatico che dà il computer. Le serigrafie ormai li fanno così, li fanno dal 2010 circa, che è la questa tecnica serigrafica, che è presente anche ad Avellino, ci sono dei centri che fanno queste cose, tipo il manifesto che abbiamo fatto noi, che è esposto qui fuori, è stato fatto con questa tecnica. Praticamente è una serigrafia su carta, moderna, vero? Con spruzzi di colore e non più con passaggi normali. Quindi ti ringrazio. Però ho visto che i cavalli anche sul catalogo sembra a coppia li mette. Cioè, di solito sì, di solito sì. Però poi ci sono certi omaggi a Giorgio De Chirico, che Giorgio De Chirico pure di solito mette la coppia. Di solito faceva la coppia la zebra e il cavallo. Oppure il cavallo singolo, oppure i cavalli della mitologia classica, di cui Giorgio De Chirico era molto attratto, proprio perché era nato un po' in Grecia, anche se aveva studiato dei gesuiti. Poi ad esempio già vi annuncio che il 20 novembre 2018, giorno della scomparsa, dei 40 anni, dell'anniversario dei 40 anni scomparsi di Giorgio De Chirico, qui al Circolo della Stampa terremo una mostra dedicata a Giorgio De Chirico. E poi il giorno 25 novembre 2018, no, novembre, l'anno prossimo, già abbiamo prenotato, faremo qua, e sì, perché si prenota un anno per avere la sala grande, per fare mostra si prenota un anno prima, quindi già abbiamo prenotato per l'anno prossimo, per questo grande evento che cercheremo di coinvolgere tutta la città di Avellino, perché una mostra su Giorgio De Chirico ad Avellino non si è mai fatta, con opere autentiche di Giorgio De Chirico, non come la mostra che è stata fatta a Mola qualche mese fa, che aveva non le stampe di Giorgio De Chirico, non le serigrafie di Giorgio De Chirico, aveva la fotografia riprodotta di un'opera di Giorgio De Chirico. E un'altra cosa proprio, noi portiamo gli originali. Chi li presta? Ci sono, ci stiamo organizzando, già ne abbiamo raccolto un bel numero. Ma bisogna pagare per... La mostra dobbiamo metterci d'accordo, perché probabilmente sarà per noi. Ma dobbiamo metterci d'accordo con la direzione. No, sono prestato. Ah, senza. Vabbè. Però ci vuole l'assicurazione. E per questo non dobbiamo mettere il biglietto d'ingresso. Ci sta giusto l'assicurazione, la spedizione, sono spese notevoli, lo so.
e quindi già stiamo lavorando, già abbiamo raggiunto un certo numero di opere, già abbiamo raggiunto un certo numero di opere. Interessante, la mostra di libro, interessante. E inaugureremo proprio il giorno della morte. No, è bello anche queste ricorrenze che... Perché comunque... il più grande pittore, cioè praticamente a livello mondiale, nella prima parte del Novecento, gli autori sono due. Picasso e Giorgio Di Vito, nella storia dell'arte mondiale. Picasso. Questi sono i due grandi. L'italiano bisogna comunque celebrare, quindi faremo questa grande cosa. È più di un anno che stiamo lavorando per l'arte. E anche questo evento del Gonzaga rientra nell'ambito nazionale, cioè il fatto che ad Avellino oggi noi stiamo qui ma anche la particolarità nazionale, il distinto più importante della storia dell'arte riconosce il nostro evento di oggi. Infatti. E cioè, non è che Avellino c'è su questi siti, no, mai. Però anche se noi mandiamo sempre tutti gli eventi rilevanti loro. Fanno una cernita, quindi... giustamente una cosa è parlare di Giovanni Battista pittore di Avellino, un'altra cosa è parlare di Giovanni Battista Gonzaga, che è conosciuto a livello internazionale. Lui non ha detto che molte opere di Gonzaga sono esposte ai musei in Sud America, a Tel Aviv, a Gerusalemme, quindi al Museo dell'Arte dei Carabinieri, cioè ci sono ai vari musei in Sud America. Quindi vi ringrazio e buona visione delle magnifiche opere di Giovanni Francesco Gonzaga. D'accordo. Quante siamo andati che andare a cercare?